Ecco qua. Buongiorno a tutti. Come stai? Ecco. Bene. Scusa, stavo provando a collegarmi da PC, ma non ci riesco, vabbè. No, da PC la diretta Instagram non si può fare, o mi sa che solamente solo da solo si può fare. Ancora la devo studiare bene. Va bene. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Tanto ti ringrazio per la partecipazione, perché hai accettato l'invito. Questo è un argomento che purtroppo pochi conoscono e solo gente esperta può spiegare questo argomento, che riguarda luce e gas e metano, perché comunque alla fine tutte le aziende hanno bisogno di questa materia prima, perché è una materia prima sia la luce che anche il gas. Allora Marco, io non mi dilungo più di tanto. Queste sono dirette con gli esperti, tanto sta nella categoria diretti con gli esperti, e quindi ho voluto organizzare questa diretta con te riguardante l'energia, perché è un ambito per parlare un po' di tutto quello che gira intorno al mondo dell'energia. Sì, e come valutare, insomma, tutto quello che riguarda i punti cardini, insomma, del contratto dell'energia, quello che sia, quello che dopo tu ci spiegherai con calma. Allora, non prendo altro tempo, se tu vuoi presentare chi sei molto liberamente, dopo andiamo avanti pian piano con un discorso molto... Intanto ti ringrazio per l'opportunità di farmi conoscere, di far conoscere l'azienda per cui lavoro, e soprattutto di dare l'opportunità anche agli altri che ci seguono o che vedranno il video successivamente, insomma, di entrare un po' più nel dettaglio di quello che riguarda appunto il mondo dell'energia e le bollette che ci sono, sia l'energia che il gas, metano. Allora, mi presento, io sono Marco Madaro, vivo a Giulianova, ho 50 anni, e lavoro nel mondo dell'energia da 2 anni con Duferco, iniziato a gennaio 2019. Diciamo che la mia esperienza è ancora piccola nel mondo dell'energia, però nel mondo del commerciale ho un'esperienza abbastanza importante, insomma, ho cominciato a vendere nel 92, quindi un bel po' di anni fa. Quindi esperienza commerciale tanta, esperienza nel settore energia 2 anni, però devo dire che sono stati 2 anni già molto importanti. Chi è Duferco invece? Duferco è un'azienda, Duferco Energia fa parte di una holding, Duferco Italia Holding S.p.A. L'azienda principale, l'azienda madre, nata 40 anni fa, nata nel 79, è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della siderurgia. Quindi noi veniamo da un'azienda che si occupa di acciaio nel siderurgico. L'acciaieria più importante nostra è a Brescia, e poi abbiamo anche altri punti, insomma, in giro per il mondo. È un gruppo da 9 miliardi di euro di fatturato. Quindi Duferco Energia nasce soprattutto per esigenze interne alle nostre, appunto, acciaierie. Quindi nasce per la gestione degli impianti di nostra proprietà. Noi siamo partiti già prima ancora, insomma, del mercato libero a gestire appunto i nostri impianti per quanto riguarda l'energia e il metano. Nel momento in cui c'è stata la possibilità del mercato libero, siamo entrati anche noi nel mercato libero. Non siamo molto conosciuti come nome, perché l'azienda a livello commerciale, a livello di marketing, non fa tantissime campagne pubblicitarie, anzi ne abbiamo fatta una sola a ottobre dell'anno scorso, uscita sulla 7. Però siamo comunque, nonostante questo, siamo comunque tra i primi 10 operatori a livello nazionale per quanto riguarda le basse e medie tensioni, e siamo secondi o terzi, adesso non ricordo bene, sui gruppi industriali, quindi sulle alte altissime tensioni. Questi dati che io fornisco sono tranquillamente reperibili anche sul sito di ARERA, che è l'ente che gestisce e regolamenta il mercato dell'energia. Detto questo, Duferco Energia vuole classificarsi come operatore unico a gradi dalla filiera energetica, quindi dalla produzione, quindi noi produciamo anche energia,
con impianti di... Mi senti? Ogni tanto va a tratti, va? Purtroppo per quello stavo provando a collegarmi dal PC, magari col cellulare. Ok. Comunque dicevo, l'utente energia vuole classificarsi come operatore unico nella filiera dell'energetica. Dalla produzione, quindi noi produciamo energia con degli impianti di nostra proprietà, sia idroelettrici che fotovoltaici. Poi facciamo trading, quindi acquistiamo, siamo una di quelle società che acquistano direttamente in borsa, quindi acquistiamo energia e gas metano per poi rivendere direttamente al nostro cliente finale. Duferco Energia ha due reti vendita, una rete vendita in diretta, come quasi praticamente la maggioranza delle aziende che vendono energia, quindi una rete indiretta fatta da agenzie sul territorio. Poi da quattro anni fa, l'azienda ha deciso di investire su una rete vendita diretta. Io sono un account diretto della rete vendita appunto diretta, quindi sono un dipendente dell'azienda. Lavorare con noi significa avere a che fare direttamente con Duferco. Quindi qualsiasi problematica, qualsiasi situazione, qualsiasi richiesta di informazione passa attraverso noi. Noi andiamo dal cliente, andiamo sul cliente per informarlo, per offertare energia, gas, per seguire il cliente nel tempo, e il cliente, il nostro cliente, il nostro partner, qualsiasi problematica, qualsiasi informazione passa attraverso noi. Quindi sì, abbiamo un call center come tutti quanti gli altri gestori, però noi siamo il punto di riferimento per i nostri clienti. Io dico sempre in trattativa, dico sempre ai miei clienti, ai miei prospect, che per me è importante ovviamente arrivare alla firma, perché quello è normale. Però per me il mio lavoro, per noi, per come consideriamo il cliente, per come consideriamo la nostra attività, il nostro lavoro inizia dopo la firma. Questo perché ci possono essere delle problematiche legate soprattutto ai distributori, quindi e-distribuzione per quanto riguarda l'energia e i vari distributori locali invece per quanto riguarda il gas metano. Quindi per dire spostamento di contatore, letture reali piuttosto che letture stimate che arrivano dal distributore, quindi qualsiasi problematica, qualsiasi situazione, siamo noi il punto di riferimento per il nostro cliente. Questo è importante, questo è fondamentale. Non tutti riescono a percepire questa importanza. Perché? Perché l'importanza di questo servizio arriva quando c'è un problema. Normalmente, se le cose filano lisce come l'olio, visto se le cose filano lisce, vanno tranquille, non ci sono problematiche, quindi diciamo che la partita si va a giocare magari sulla tariffa. Però non è questo, perché nel momento in cui ci sono delle problematiche, un conto è avere a che fare con un call center che risponde da chissà dove, un conto è avere una persona di riferimento sul territorio che si interfaccia direttamente con l'azienda e con i distributori. Questo diventa fondamentale laddove ci sono delle problematiche. Il nostro lavoro parte, diciamo, intanto da una conoscenza molto importante di quello che è tutto il mondo dell'energia. Sul cliente il nostro lavoro parte da un'analisi attenta di quelli che sono i bisogni del cliente, soprattutto in termini di consumi, in termini di consumo, di fasce orarie, o di consumo anche nell'anno, perché il metano per esempio non ha delle fasce come l'energia, però ci sono dei consumi magari che possono essere prevalentemente estivi piuttosto che invernali. Faccio un'ipotesi, io ho alcuni clienti che sono degli hotel 4 stelle o degli hotel che sono stagionali, che hanno dei consumi prevalentemente estivi. Quindi meglio andare a calibrare una tariffa studiata apposta per i clienti che hanno un consumo prettamente estivo, perché comunque il prezzo si forma tenendo conto del mercato annuale. Normalmente sia l'energia che il gas metano nei periodi invernali tendono ad aumentare. Quindi sicuramente questo è molto importante appunto per determinate categorie di clienti. Quindi noi partiamo dall'analisi proprio dei consumi del cliente, dei suoi metodi di consumo, di utilizzo dell'energia e del metano. Da questo poi arriviamo a profilare la tariffa. Quali sono le analisi che andate a fare mediamente, Marco?
Ma l'analisi, appunto, quello che dicevo, un'analisi soprattutto dei consumi del cliente. Le modalità di consumo e di utilizzo appunto dell'energia e del metano. Ci sono, non tutti i clienti sono uguali. Studiate anche la bolletta, studiate, vedete i contratti, il contratto precedente della Certo. bolletta, se è fatta bene o fatta male, se c'è, poi potete dare consigli su questo, cioè valutate. Certo, infatti arriviamo anche a quello, nel senso che noi partiamo prima dall'analisi del cliente a livello di consumi, poi naturalmente da quello cominciamo a spostarci su quella che è la bolletta del cliente, che è quello che normalmente ci dice molto, per quanto riguarda i costi fissi, i cosiddetti costi passanti, oneri passanti, costi che sono in bolletta, considerando che la materia energia incide su una bolletta tra il 30 e il 35%, il resto sono tutti costi fissi, quindi spese di distribuzione, di sistema, imposte, IVA, eccetera. Queste sono delle Ora ti voci faccio una molto. domanda, allora. Ora ti faccio una Dimmi. domanda, perché quando, sai, ogni tanto si è, soprattutto mentre si mangia, soprattutto mentre si è intasati dai call center, le offerte Non lo telefoniche, so. le offerte luce e gas, ti dicono costa a chilo, tutto quanto, però se tu, e tu hai detto giustamente il costo dell'energia, tra virgolette, il 35% della bolletta, che è la fine. Tutto il resto sono le spese fisse che sono. Quelle sono Esatto. uguali per tutti, sono uguali per, cioè è una pubblicità inganno, quelle ti dico, guarda, il costo energia costa tot a kilowatt, però dopo non ti dicono il restante 65%, quindi cioè, c'è una grossa differenza. Cioè. Sì, allora noi ad esempio non è nel nostro modus operandi, nel nostro modo di lavorare, sia il telemarketing che il porta a porta. Questo perché? Perché con il telemarketing non si può entrare nel dettaglio di tutto quello che è il mondo dell'energia, perché ripeto, non è solo la tariffa. Forse solo la tariffa è facile, la tariffa, l'energia è X, il gas, il metano è Y. Non essendo solo quello, non è così semplice. Quindi noi preferiamo avere un contatto con il cliente per andare nel dettaglio di tutte quelle voci che formano la bolletta. Quindi ecco perché io dico sempre, la tariffa è importante perché è normale, un cliente per fare una scelta, un passaggio, normalmente vuole comunque che ci sia un risparmio. Quindi questo è importante, la tariffa è importante, però è fondamentale tutto quello che c'è oltre alla tariffa. Perché faccio per dire, risparmiare un centesimo su, che ne so, su un'azienda che consuma 100 mega. Per dire, allora, partiamo dal fatto che l'energia si acquista in euro megawatt. Quindi se un'azienda consuma 100 mega, se io faccio risparmiare un euro a mega, se io faccio risparmiare un euro a mega all'azienda, gli ho fatto risparmiare 100 euro l'anno. Quindi i risparmi in alcuni casi possono essere anche non molto alti. Noi cerchiamo di fare la differenza su quello che è la trasparenza, la correttezza e il seguire il cliente. Ecco perché dicevo prima, il mio lavoro inizia dopo la firma del contratto. Cioè, proprio nella gestione. Io dai miei clienti ci passo spesso, passo a prendere il caffè, quando arriva la prima bolletta, sono io a portare la bolletta e a leggerla insieme al cliente. Questo perché è importante, proprio per quello che dicevi tu. Perché telefonicamente ti dicono, l'energia costa X. Sì, ok. E poi tutto il resto? Perché purtroppo i costi fissi. A volte sono un po' diversi rispetto a quelli che dovrebbero, però ovviamente su questo non posso entrare nel dettaglio in questo momento. Quindi quello che dicevo appunto prima è importante proprio questo. Quando io vado dal cliente, intanto parto dai suoi consumi per capire quali sono i suoi consumi, i suoi metodi di utilizzo. Poi vado a capire quale può essere la tariffa migliore, se è una tariffa fissa standard piuttosto che una tariffa variabile, visto che noi acquistiamo direttamente in borsa e il nostro trading giornalmente ci manda i previsionali dei prezzi dell'energia e del metano da qui a 2 anni. Quindi noi abbiamo i previsionali di quello che è l'andamento del mercato. Quindi a quel punto cominciamo a capire qual è la tariffa migliore in base al suo utilizzo. Se è una tariffa fissa standard, se è una tariffa variabile, se è una tariffa fissa a 3 mesi, variabile a 3 mesi, perché poi siamo in grado anche di formulare delle tariffe miste.
Dopo questo andiamo a vedere quelle che sono appunto quelle che dicevi prima, le voci di costi fissi e quindi gli impegni di potenza, i picchi di potenza. Non tutti sanno, per esempio, che un cliente che ha più di 16 kW e mezzo viene fatturato normalmente, se non ha il limitatore, viene fatturato per il picco di potenza impegnato. C'è una quota fissa tra le spese di, appunto, di potenza, cioè una quota fissa che va moltiplicata per l'impegno di potenza del mese, per il picco massimo di potenza del mese. Questa è una cosa che non tutti sanno, quindi bisogna capire se vengono fatturati in maniera corretta o meno. Oltre a questo si va a vedere le imposte, soprattutto per quanto riguarda il gas. Bisogna valutare bene l'utilizzo e quindi partire anche dal codice Ateco del cliente. Cioè io non faccio mai una chiusura in prima battuta, per me, a me non interessa arrivare da un cliente e firmare il contratto, a me interessa capire il cliente chi è, cosa fa, come lo fa, come è stato gestito fino ad ora e quali sono i termini di miglioramento che posso portare io al cliente. Detto questo, se dall'altra parte trovo un cliente che percepisce qual è il valore del nostro lavoro, sono ben contento di cominciare a lavorare con lui. Se percepisco che dall'altra parte il cliente è un cliente che cambia in base al vento o al centesimo in più o in meno, probabilmente non è un cliente che fa per noi. Perché, ripeto, io non sono un agente, quindi io non guadagno il gettone sul contratto fatto. Io ho un portafoglio clienti da gestire. Nel momento in cui un cliente mi dà il recesso, quindi va via, cambia gestore, lì mi procura un danno, perché mi abbassa il valore del mio portafoglio. Quindi per me è importante la gestione del cliente nel lungo periodo. Questo è fondamentale. Tant'è vero che noi con questa gestione di questa rete vendita siamo arrivati ad avere un rating di recessi di circa il 3%, in un settore dove il rating di recessi è altissimo. La guerra, questa è la guerra dei prezzi. C'è una guerra lì con le luci e gas. Sì, per quello noi cerchiamo... Per questo, proprio per questo motivo cerchiamo di non fare la guerra dei prezzi, perché non porta a niente. Anche perché, ripeto, un centesimo in meno, i margini nel nostro settore non sono margini molto alti, quindi si va sui consumi. Un centesimo in più, un centesimo in meno non cambia, non cambia veramente nulla. Ecco perché è inutile andare a fare la guerra dei poveri. Sì, sì. E quello che dicevi infatti è importante, perché veramente pochi valutano se... Io nella mia piccola esperienza nella vendita di luce e gas, però ci sta soprattutto anche nel photovoltaico, che uno quando fa il photovoltaico deve rivalutare gli impegni di luce che ha, certo, nel suo stabile, quello che sia. E veramente alcuni ci hanno impegnati energie mastodontiche che non, cioè dopo se vai a vedere la bolletta non viene mai, non arriva mai neanche alla metà delle volte sull'utilizzo veramente del picco, però lì il picco veramente quello è una quota mensile fissa che tu paghi senza sapere che è quello che ti va a creare un danno erario, tra virgolette, perché alla fine non so quanto mi ricordo quanto costa l'impegno di un kilowatt, una giornata, cioè per ogni kilowatt, sì, comunque c'è una quota fissa, lì è un danno. Lì veramente, se fanno studio bene, non è un risparmio di 100 euro, ma comincia ad avere un risparmio, certo, sostanzioso. Cioè, là sì, quasi due balletti ci puoi pagare alla fine, se uno sta veramente attento. Cioè, certo. Quanto è alto il prezzo delle... Guarda, ti dico, ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio di un cliente che ho preso l'anno scorso. Quando sono arrivato dal cliente ho cominciato a guardare la bolletta, ovviamente poi ho bisogno del dettaglio a quel punto, non della bolletta semplice delle prime due pagine. Diciamo che c'è bisogno del dettaglio che purtroppo non tutti i gestori mandano perché non è obbligatorio. Nel momento in cui siamo riusciti ad avere il dettaglio da questo gestore, sono andato a vedere le spese fisse e c'era una quota che pagava ogni mese di 41 euro. Questo è un cliente che ha la cabina, quindi è una media tensione. Sono andato a vedere queste bollette, questi costi, ho visto questi 41 euro. Allora a quel punto ho chiesto al cliente di chiedere al suo gestore precedente di chiedere le bollette retroattive di almeno 4-5 mesi con il dettaglio. Quindi ho visto che questa spesa si ripeteva nel tempo, 41 euro al mese fissi. Ho studiato meglio questa voce ed era praticamente una penale
che applica il distributore, quindi e-distribuzione, per una non messa a norma della cabina. Quindi la cabina, ovviamente, ovviamente la cabina come il contatore sono di proprietà del distributore. Però il distributore, chi ha una cabina, il cliente deve tenere comunque a norma questa cabina. Anche perché nel momento in cui succede, c'è un problema in quella zona e il distributore ha bisogno di una cabina a cui collegarsi, essendo di proprietà del distributore, il distributore si collega a quella cabina. Se la cabina non è a norma, non solo intanto paghi 41 euro di penale, diciamo, mensilmente sulla bolletta perché al distributore non gli è arrivata la notifica della messa a norma. In più, se il distributore in quel caso ha bisogno di una cabina e si collega alla cabina, ma la cabina non è a norma, applica delle penali abbastanza molto importanti al cliente che non ha messo a norma la cabina. Quindi io a questo cliente gli ho dato un vantaggio enorme, intanto di non pagare più questi 41 euro. Ha pagato, non mi ricordo se intorno ai 400 euro, qualcosa di meno, per mettere a norma la cabina attraverso un suo ingegnere di fiducia, eccetera. Ha messo a norma la cabina, quindi non ha pagato più questi 41 euro al mese, ma oltre a questo si è evitato il pericolo di andare a pagare una penale nel momento in cui il distributore avesse avuto bisogno di quella cabina. Questo è importante, per questo è importante. Così sì, come leggere è importante saper conoscere, saper leggere la bolletta, oppure affidarsi a un consulente di fiducia nella lettura della bolletta è fondamentale. Perché veramente io non dico gli imbrogli, ma le sviste, perché molte volte si impegna, cioè soprattutto le aziende, delle volte non stanno neanche a pensare alla bolletta. Quello deve portare avanti la sua azienda, gli arriva la bolletta, paga mensilmente senza starsi a chiedere ma che spese sto affrontando in questa bolletta, come è successo a te con questo imprenditore che pagava le 41 euro ma neanche lui le sapeva, cioè non ci faceva caso. No, non sapeva neanche di pagarle. Così come l'energia reattiva, se l'energia reattiva supera determinate percentuali, il distributore ci applica delle penali. Quindi io, quando arrivano le fatture dei clienti, me le vado... L'energia reattiva? Che cos'è l'energia, L'energia reattiva può essere, si può creare attraverso dei cattivi malfunzionamenti, dell'impianto elettrico, attraverso magari l'utilizzo di macchinari vecchi. Quindi che cosa succede? L'energia reattiva ovviamente è come se fosse un'energia che noi preleviamo, però non la utilizziamo nel modo migliore possibile. Questo detto in maniera molto, molto semplice. E quindi però il distributore ci fa pagare delle penali, perché stiamo prelevando dell'energia che poi alla fine non utilizziamo, non ci serve. Quindi comunque sia il distributore, nel momento in cui superiamo determinate percentuali di utilizzo di questa energia reattiva, ci applica delle penali. Io per esempio un altro lavoro che faccio sui clienti è controllare se ci sono penali di energia reattiva. Se ci sono penali di energia reattiva, ne parlo col cliente e cerchiamo di capire se è una penale modesta, magari non conviene intervenire. Se comincia ad essere una penale un po' più alta, conviene farsi due conti e magari fare un rifasamento, per dire, dell'impianto, in modo da fare una spesa unica del rifasamento dell'impianto. A quel punto ho l'impianto che funziona in maniera perfetta e ho due vantaggi: quello di avere un impianto appunto che funziona in maniera perfetta e quello di non andare a pagare tutto. Però purtroppo non tutti lo vanno a leggere. No, queste cose neanche te le dicono veramente, perché io ti ringrazio perché ci stai dando del tempo per conoscere meglio la bolletta, per valutare i punti critici soprattutto della bolletta. Io quello che vedo, comunque i frantoi comunque hanno quell'arco di tempo che mettiamo da settembre a novembre, dicembre, ma gennaio è proprio andare proprio in là, che hanno un utilizzo di energia molto molto alto. Quindi lì ti arriva la bolletta, ti arriva una salassata, ma tanto stai lavorando, non ci vai a pensare minimamente, che comunque tutto l'impianto oleario
ha un assorbimento di energia abbastanza alto, soprattutto gli spunti, perché dopo ci sono anche gli spunti di energia, cioè quando accendi le macchine ti assorbono una quantità tale di energia che ti porta ad avere, secondo me, una quota fissa mensile di kilowatt impegnato, lì per lo spunto molte volte si fa la... Esatto. E quindi voi fate anche uno studio, ci avete dei tecnici che vanno nell'azienda per valutare bene lo spunto, cioè il fabbisogno che garantisce il funzionamento delle macchine? Allora, guarda, non c'è un tecnico che va nelle aziende, ci sono io che vado nell'azienda e cerco di capire attraverso magari uno storico, perché magari a volte può succedere che un cliente ha... che ne so, 50 kW di potenza disponibile, perché magari in passato aveva un macchinario di cui, insomma, aveva bisogno appunto di 50 kW, poi Classe questo C, macchinario lo... classe C, le classi, pure le vecchie classi, diciamo pure. Esatto, adesso magari non ha più bisogno di quell'impegno. Attraverso uno storico degli impegni di potenza si va a vedere se hai avuto, se il massimo dell'impegno è 30 kW, magari si fa uno studio per capire se fare un abbassamento di potenza e quindi eliminare una parte dei costi, oppure lasciarlo a 50 kW. Quindi non c'è bisogno del tecnico per questo. Poi se ci sono altre problematiche, altre situazioni, perché noi siamo anche un'azienda che fa anche efficientamento energetico, quindi partendo dall'audit aziendale per poi arrivare alla progettazione, alla realizzazione di impianti, insomma, e comunque anche di efficientamento energetico. Siamo un'azienda che è partner per l'Italia di Tesla, quindi siamo un'azienda molto attiva anche nella mobilità elettrica e siamo il secondo operatore dopo Enel X per quanto riguarda le colonnine di ricarica installate su tutto il territorio. Quindi siamo molto attivi, quello che dicevo prima, a 360 gradi. In queste situazioni si parte sempre da un mio primo approccio per capire quali sono i bisogni del cliente e poi eventualmente c'è l'ingegnere o comunque il responsabile della mobilità elettrica piuttosto che dell'efficientamento che poi può venire anche in zona. Volevo aggiungere un'altra cosa riguardo a quello che stavi dicendo prima, appunto sui picchi di potenza e comunque sui frantoi. Per esempio, il frantoio magari lavora appunto in questo periodo. Ah, ho letto che c'è qualcuno che ha detto che è cliente. Mi fa Sì, io piacere. sei lì. non leggo il nome. Dicevo, il frantoio che magari lavora in questo periodo e poi chiude, se magari ha necessità di chiudere il contatore e poi riaprirlo, sono tutte pratiche che posso tranquillamente fare io. Oppure valutare se è il caso di chiuderlo veramente il contatore, oppure se ha delle altre attività da fare e quindi magari lasciarlo aperto. Sui picchi di potenza, un'altra cosa importante, un mio cliente tempo fa, è un hotel 4 stelle, dopo il periodo del lockdown l'anno scorso doveva riaprire a maggio, ci siamo visti verso il 28-29 di maggio, ci siamo visti in hotel da lui, mi stava spiegando alcune cose, stavamo parlando di alcune cose e mi dice che doveva riavviare alcune grosse celle frigorifere, eccetera. Doveva fare questo riavvio di queste celle per poi partire a giugno con l'apertura di nuovo dell'hotel. Ho detto: scusami, puoi fare queste cose il 1° di giugno piuttosto che farle al 28 di maggio? Ho chiesto io al cliente. Il cliente mi ha detto: sì, posso anche farlo il 1° di giugno, ma perché? Dico: scusa, siccome queste celle frigorifere ti impegneranno nel momento in cui le accendi, ti impegneranno dei picchi di potenza molto alti, piuttosto che pagarli adesso, il 28 di maggio, pagare questo picco di potenza come se l'avessi impegnato per tutto il mese, pagalo a giugno, perché comunque a giugno poi lo dovrai utilizzare, pagalo a giugno e apri e fai questa accensione di queste celle frigorifere, eccetera, e fai a giugno. Seduta stante, ha chiamato il tecnico dell'azienda che doveva fare questo avvio, ha detto: vediamoci il 1° di giugno. Questo è il nostro lavoro, questo è il nostro servizio. Beh, cioè, l'importanza, anche un mese solo di risparmio, soprattutto in questo periodo, perché comunque sono piccole accortezze, ma che sono, le volte sono fondamentali queste accortezze, perché ti portano veramente a capire la professionalità sia del consulente, ma
anche il risparmio di portafogli, perché molte volte l'azienda guarda anche al risparmio del portafoglio con la stessa efficienza di, del mercato. Quello è importantissimo, è una cosa. Certo. Poi a differenza dei consulenti, normalmente molte aziende hanno un consulente esterno, no? Che gli segue il discorso energia, eccetera. A differenza del consulente, io lavoro per Duferco, lavoro solo con Duferco, e quindi cerco ovviamente di fare. Duferco comunque è un'azienda commerciale, quindi comunque ci devono essere dei margini, altrimenti si va tutti a casa. Cerco di fare ovviamente l'interesse, ma cerco realmente di fare anche l'interesse del cliente. Il consulente esterno, che normalmente può essere un broker, lavora con varie aziende, quindi bisogna capire poi quanto veramente faccia l'interesse del cliente o non. Per carità, non voglio dire assolutamente, ci sono dei consulenti, io ne conosco alcuni, che sono veramente, si impegnano veramente nella gestione del cliente. E con alcuni di questi ci collaboro anche. Quindi quando hanno bisogno di qualcosa, quando hanno bisogno di un'offerta, quando hanno bisogno di un consiglio, ci sentiamo tranquillamente telefonicamente. Ma anche perché diciamo che se non c'è questa unione tra le persone che ci si può aiutare, veramente siamo là, si fa difficoltà, perché comunque io posso aiutare a te, tu puoi aiutare a me, c'è questa unione reciproca che comunque ci fa andare avanti, perché comunque è vero, la carriera, il guadagno è importante, ma non è fondamentale. Cioè, quello è fondamentale, è l'unione di stare insieme, crescere insieme, stare bene insieme, cioè, tanto bene mentalmente, cioè libero, cioè non essere stressato, ti fa agire anche una maniera molto professionale con chi hai di fronte. Certo. Quindi secondo me è un lavoro molto importante. Io lo ripeto, lo dico ogni volta, la sinergia con diverse persone del settore o anche le stesse persone del settore, però è fondamentale, perché ci unisce, ci dà sia coraggio, ma che anche forza di portare avanti quello che si sta facendo. Che non ci si sente soli, tra virgolette. Certo. Noi la nostra figura, la figura dell'energy manager, è normalmente una figura di un dipendente, soprattutto per i gruppi industriali, no? I grandi gruppi industriali, le aziende di alto livello, cioè a livello proprio di gestione, eccetera, hanno normalmente un dipendente che fa l'energy manager. Viene pagato per fare quello. Sul target su cui operiamo noi, che è l'azienda medio-grande o la piccola azienda, il bed and breakfast, l'azienda agricola, eccetera, questa figura non può essere una figura interna che fa l'energy manager. Quindi che cosa succede? Che o l'imprenditore cerca di fare quello che fa tutto lui, però è impossibile, perché ognuno è esperto del proprio settore. Io non potrei mai parlare di olio come fate voi, come fai tu, e l'altro giorno ho assistito a un'altra diretta, parlavate dell'utilizzo dell'olio sul dolce, io sono rimasto a bocca aperta. Quindi ognuno deve saper fare il suo. L'imprenditore non può fare tutto. Quindi magari si affida a dei consulenti esterni, che comunque paga, perché il consulente esterno viene pagato. Io dico sempre che noi facciamo questo lavoro gratis. Noi facciamo questo lavoro per i nostri clienti gratis, purché siano nostri clienti, ovviamente. Ed è una cosa veramente molto importante. Sì, anche perché, come dicevi tu giustamente, ma perché è un beneficio che porta entrambi a medio e lungo termine, e se tutti lavorano, tutti stanno bene. Quello Esatto. è il concetto fondamentale. Quindi, allora, se vogliamo. Marco, molto semplicemente riassumere i punti cardini da valutare quando si
siamo su una bolletta sia di luce che di gas metano, quali sono i punti cardine da visionare, da tenere conto e poi eventualmente, ovvio, questo è a livello informativo, questa diretta che noi stiamo facendo e quindi sono dei punti, degli spunti che uno può prendere, che può prendere. Però è normale che dopo se si vuole andare in profondità, io consiglio di contattarti o contattare l'azienda per cui lavoro, oppure se hanno un consulente, un energy, come si chiama? Energy manager, quello che è, però cioè, delle volte la professionalità si percepisce molto. Si percepisce molto quando senti proprio parlare una persona che non ha bisogno di per forza di dire io ti voglio dare dei consigli, anche perché sei qui, li stai dando gratuitamente, quindi non è nessun non c'è nessun diciamo, io te li do, dopo tu li puoi utilizzare sia per il tuo favore oppure mi puoi contattare, cioè, anche perché sei molto disponibile a essere contattato per valutare No, diciamo, se uno pure se sta distante, con internet ci si può vedere, sentire... Sì, ma guarda, non ho problemi di distanza, anche perché proprio una settimana fa, 10 giorni fa, ho chiuso un contratto con un hotel in Calabria. Quindi assolutamente nessun... Non abbiamo territorio in esclusiva, quindi io potrei lavorare... dalle Alpi alle piramidi, cioè, nel senso non abbiamo territorio esclusivo, quindi posso tranquillamente lavorare con tutti. Quindi chiunque ha piacere di contattarmi o a chiedermi un consiglio su qualcosa può farlo tranquillamente. Dare degli input, come dicevi tu, dei punti cardine così è difficile perché comunque non è semplice leggere la bolletta, cioè considera che noi con Duferco, prima di iniziare a lavorare, abbiamo fatto un corso di formazione di 3 settimane. Alla fine delle 3 settimane abbiamo fatto un esame e non tutti sono passati all'esame. Dopo questo abbiamo iniziato con un contratto a termine di 6 mesi, nei quali siamo stati formati e siamo stati messi alla prova. Dopo questi 6 mesi qualcuno si è perso di nuovo per strada, quindi c'è una formazione continua, ogni mese facciamo formazione, una giornata, 2 giornate di formazione, quindi dire ad una persona che fa altro vai a vedere questo, questo e questo è veramente, dico, è veramente complicato, anche perché nel momento in cui arriva la bolletta tra le spese fisse viene messo il totale di quelle che sono le spese fisse, quindi quota energia, quota potenza, quota per punto di prelievo, eccetera. Andare a vedere se sono quelle corrette non è così semplice, non è così semplice. Quindi il consiglio che posso dare è magari di aprire gli occhi, di aprire le orecchie, di chiedere un consiglio, di chiedermi una consulenza gratuita, non c'è niente da, cioè non è che si paga la consulenza. Poi certo, io dico sempre al cliente quando vado, sei comunque disposto a valutare? Perché se sei disposto a valutare ne parliamo. Se non sei disposto a valutare, perché ci sono quelli che pensano che il loro gestore è il migliore in assoluto, va benissimo così. D'accordo, però evito di farti perdere tempo ed evito di perdere tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, però non tutti lo riescono a capire. Il tempo è veramente la risorsa più importante che abbiamo e dobbiamo sfruttarla nel miglior modo possibile. Quindi io do massima disponibilità a qualsiasi cosa, purché ci sia appunto un interesse nel valutare. Sì, anche perché molte volte le aziende di luce e gas uno neanche le conosce. Sì, ho questo contratto, il consulente di riferimento non c'è, cioè c'è un plurimandatario. Molte volte sono dei plurimandatari che non ti garantiscono la presenza dell'azienda. Invece, quello che tu sei proprio diretto, sei un dipendente dell'azienda che comunque garantisce l'azienda e il risparmio energetico. Questi sono
questi sono gli studenti che si stanno collegando, che stanno facendo risate, tutto quanto, ma non c'è problema. Infatti stavo vedendo qualche faccina che ride, quindi... vedevo qualche faccina che ride, vabbè. No, sono studenti, sono... Guarda, l'energia può fare ridere, ma può fare anche piangere, nel senso che poi quando arrivano i distacchi... Sì. Perché spesso l'energia, come dicevi tu prima, deve essere considerata per un'azienda, deve essere considerata come una materia prima, però purtroppo non è sempre così. Mi è capitato tempo fa di sentirmi dire da un cliente: ho dovuto dare priorità a dei fornitori. Ok, benissimo, sono d'accordo, perché se non hai quel prodotto per venderlo, come fai? Quindi capisco che dai priorità a quel prodotto, a quell'azienda, eccetera. Ma se poi ci sono delle problematiche con le fatture, con le bollette, quindi non paghi e poi purtroppo vieni disalimentato, il prodotto che hai comprato, se è deteriorabile, dove lo conservi? Quindi bisogna, cioè, l'energia, il metano, per un'azienda che ci lavora sono fondamentali. Io ho una trattativa in corso con un'azienda che spende circa 70.000 euro al mese, e l'energia è una delle voci di costo, 70.000 euro al mese, e l'energia è una delle voci di costo più importanti. Cioè, nel momento in cui ha delle problematiche, si stacca, c'è una disalimentazione dell'energia, come lavori? Quindi, per esempio, il nostro lavoro è anche questo. Noi non mandiamo o non facciamo telefonate a clienti se ci sono problemi di morosità, eccetera. Normalmente sono io che vado dal cliente a cercare di capire qual è il problema, qual è la problematica, se si può risolvere in qualche modo, se c'è bisogno di una dilazione di pagamento, piuttosto che avere a che fare con un call center o con delle lettere che arrivano. Questo è importante, come dicevi tu prima, è importante avere appunto un punto di riferimento. Sì, è importantissimo. Mo mi è capitato adesso una bolletta che non mi è mai arrivata, anzi, cioè, avevo zero, dice non ti è arrivata, però la devi pagare del 2018-2019, non mi ricordo bene. Però, cioè, capisci? Cioè, non è, dici, ma sicuro che non l'ho pagato, oppure quante bollette sono state pagate, che poi, tra virgolette, dico che non sono state pagate. Anche questi scherzetti ci sono, tra virgolette, poi non si capisce perché ci sono, come mai ci sono. Ma guarda, per esempio, tempo fa ti parlo sempre di alcuni esempi che mi capitano. Sì. Tempo fa ho fatto un contratto ad un cliente che ha una piccola pasta fresca, e gli ho detto: guarda, non si pagano penali per il recesso, non ci sono penali per recesso. Fatto sta che dopo qualche settimana gli è arrivata una mail del vecchio gestore che gli chiedeva 50 euro di penale per il recesso. Io ho detto a questo cliente: guarda, rispondi alla mail rispondendo in questo modo, perché non ci sono penali. Ha risposto a quella mail, gli hanno di nuovo risposto dicendo che o pagava la penale o rischiava la disalimentazione o comunque delle procedure, insomma, per il recupero del credito, eccetera. Allora, a quel punto gli ho inviato io il testo di una delibera, della delibera, di Arera, dove appunto si dice che il cliente in bassa tensione non deve pagare penali. Gli ho mandato questo testo, ho consigliato al cliente di inviarlo con una PEC, spariti, non gli hanno più chiesto nulla, erano 50 euro. Però il problema qual è stato? Che a un certo punto il mio cliente mi ha detto: guarda, senti Marco, sai che mo pago e basta. Ma perché? Su questo purtroppo alcuni giocano, tanto il cliente, poi magari ce ne stanno su 10, 8 che dicono: vabbè, sai che mo pago, e 2 che invece non pagano. Per quale motivo? Sì. È una cosa non dovuta, per quale motivo devo pagare? Perché non si sa, non c'è una persona di fiducia che te lo dice, tu perché gli sei stato dietro come una persona, una figura professionale che ci tiene alla persona, esatto, finché possa spendere il giusto. Io non dico risparmiare, ma spendere il giusto. Bravissimo, volte spendere il giusto è già un guadagno, perché vado a risparmiare? Molte volte
vendere il sbagliato è una spendere in più, quindi una perdita. Bravissimo, bravissimo, proprio così, spendere il giusto. Un altro esempio, c'è stato un mio cliente, quello che dicevamo prima dei 41 euro della media tensione, che a un certo punto mi ha detto: guarda, se tu mi fai la stessa tariffa di quell'altro gestore, anche se mi fai un pelino in più, io scelgo te perché mi hai risolto mi hai risolto questa cosa che io nemmeno sapevo. Ovviamente gli ho fatto una tariffa leggermente più bassa, perché comunque andava, il cliente comunque va trattato bene, appunto deve spendere giusto. Però lui mi ha detto: guarda, io ti sceglievo comunque anche a parità. Questo è fondamentale. Sì, perché le persone intelligenti capiscono la professionalità, capiscono la persona che c'è di fronte. C'è da dire, il cliente si divide in quattro fasce: c'è chi acquista d'impulso, c'è chi è, vabbè, tu vieni, io oggi acquisto una te, domani acquisto una, invece chi è fedele, e invece chi è scaltro, nel senso cerca con i piedi per terra prima di scegliere, però una volta che ti ha scelto, diciamo, e ti comporti sempre bene, non ti cambierà mai, non ti cambierà. Esatto, quello è il nostro cliente. Quello è il nostro cliente. Io in 2 anni ho perso un solo cliente, un'azienda. Non so neanche il motivo, perché poi ho provato a chiamarlo, però vabbè, sono scelto, ognuno è libero di fare le proprie scelte. Però voglio dire, un recesso in 2 anni, insomma, dai, vuol dire che lavoriamo, stiamo lavorando bene. È un ottimo risultato, perché un recesso, quante aziende però hai portato che ancora ci si fidano di te e tuttora ti Certo. senti Io come amicizia, perché alla fine diventa un certo, amico la come persona no? Certo. e Io poi si fida di te e dice: guarda, poi c'è un'altra azienda che conosco, cioè dopo c'è un connubio, una sinergia, perché tu comunque conoscendo tante aziende Bravissimo. dici: guarda, c'è un problema, c'ho questo amico Bravissimo. per un'azienda, cioè secondo me sì. Esatto, infatti con alcuni imprenditori, con alcuni clienti, con alcuni miei clienti si è instaurato proprio questo rapporto. Qualcuno mi è capitato di sentire un cliente che aveva un'esigenza in particolare, gli ho detto: guarda, conosco un'azienda che fa questo, oppure conosco una persona con cui collaboro che si occupa di questo, te lo posso presentare. C'è stato chi mi ha, appunto, anche chi mi ha ringraziato. C'è stata una persona che ha risparmiato circa 5.000 euro per fare un ISO 9001. Mi aveva fatto vedere un preventivo che aveva di un'azienda. Gli ho presentato un'altra persona, ho detto: guarda, io conosco una persona che lo fa, se ti interessa ti ci metto in contatto, poi ve la vedete voi. Ha risparmiato 5.000 euro per fare la stessa cosa. Quindi questo cliente, quando ci sentiamo, è sempre contento e mi ripete questa cosa. Quindi questo è il bello di creare queste partnership. Io i miei clienti faccio fatica a chiamarli clienti, per me sono dei partner, nel vero senso della parola. Sì. Poi Sono parte che ci sta aiutando ad andare avanti, a vivere insieme. esatto. Poi nell'ultimo anno mi sono focalizzato prevalentemente su una tipologia di cliente, un settore, che è appunto il settore Horeca, quindi hotel, ristoranti, aziende agricole, anche perché appunto molte aziende agricole, quelle che ho avuto modo di vedere, non pagano, cioè o meglio, pagano delle spese fisse diverse rispetto a quelle che dovrebbero. Perché magari l'imprenditore non lo sa, perché chi gli fa il contratto non lo sa. Quindi, appunto, mi sono focalizzato soprattutto su questo settore, quindi hotel, ristoranti, bar, aziende agricole. Ecco perché poi c'è anche questa opportunità, insomma, ho preso al volo questa opportunità, quando ti ho conosciuto. Sì, ma è quello, è bello, è quello, perché io capisco che c'è molta, molta, tra virgolette, mancanza di comprensione della bolletta sia elettrica che di metano. Cioè proprio non, cioè sì, ogni giorno sentiamo offerte e tutto quanto, però stringi, stringi, non si conosce, quindi sta a posto così. Cioè non è, ma anche perché ognuno è il suo, giustamente come dicevi Marco, ognuno Sì, certo. è Guarda, questo. nel settore energia ci sono oltre 700 operatori, quindi figurati, ce ne sono oltre 700. E io dico sempre, e mi piace sempre dire, che il sole sorge per tutti la mattina, quindi, purché si abbia poi il rispetto anche del competitor.
Io massimo rispetto sempre anche per tutti gli altri miei colleghi che fanno questo lavoro. Sempre massimo rispetto. Poi il cliente che sceglie nella massima libertà, nella massima. L'unica cosa, appunto, il cliente, l'imprenditore deve stare attento. Questo sì, questo sì. Poi ognuno è libero di scegliere chi crede. Il sole, appunto, sorge per tutti. Sì, non bisogna chiudersi a priori, ma comunque ascoltare quello che la persona comunque del settore mi sta dicendo, perché comunque può dare degli spunti interessanti, o posso vedere come una persona professionale, o nello stesso tempo pure valutare, insomma, Esatto. perché molte volte ci si chiude subito a priori, ma forse per una difesa personale, perché non si è esperti in quella materia, per paura di perdere, allora mi chiudo. Invece l'umiltà di riconoscere: guarda, non conosco la materia, se mi puoi illuminare, tra virgolette, guidare, già fa tanto. Esatto. E se dall'altra parte c'è una persona come la stai descrivendo tu, massimo rispetto e massima disponibilità. Poi magari c'è chi, quando cominci a parlare, cominci a capire che è una persona che ha le proprie idee e che oltre quelle non va. A quel punto io sono il primo a dire: ok, nessun problema, è stato un piacere, ognuno è libero appunto di scegliere, di decidere cosa fare, come fare. Anche perché poi se sei tu l'imprenditore, proprietario della tua azienda, io non posso venire a casa tua a obbligarti. Se sei un imprenditore che ha voglia, di ascoltare e di valutare, parliamone, altrimenti rispetto il tuo tempo, e non te ne faccio perdere, insomma. Oh, va bene, Marco, io sinceramente ti ringrazio intanto per questo tempo dedicato sia a me, ma sia alle aziende che vedranno il video, ma alle persone che lo vedranno, visioneranno, perché comunque resterà sulla pagina Instagram, e quindi potranno visionare e ascoltare delle preziose informazioni, perché sono molto preziose. Poi ti possono contattare, perché tanto verrai tancato sulle canali Instagram, e io spero che ti contattino tante aziende, perché la professionalità è giusto che venga pagata, è giusto che venga retribuita, perché ognuno ha la professionalità che ci mette, non è che è nata per caso. Se tu sei 30 anni che stai nel commercio, significa che comunque sei una persona che ti piace stare nell'ambito del commercio, aiutare le persone, perché sennò avresti Certo. cambiato, tra virgolette, mansione, lavoro, tutto quello che sia, per tutte le aziende che conosci, tutto quanto. E io faccio l'invito alle aziende di contattarti, sperando comunque possa nascere una bella collaborazione con le aziende, senza nessun problema. Cioè, a me piacerebbe che nascono le collaborazioni con tutti quelli che... Perché la gente esperta è esperta, e bisogna riconoscere l'esperienza. Come ci si affida, io dico, ai medici, chirurghi, robe varie, per una determinata malattia. In questo caso, delle volte l'energia elettrica o il metano è malato, perché ti sta facendo sanguinare, e quindi è buona norma affidarsi a un chirurgo che c'ha dietro una spalla, che c'ha le spalle coperte, che da un'azienda comunque leader Certo, sia, e che ti sta dietro. Perché molte volte, io ho un esempio, un chirurgo, tu vai da un medico, un professionista, tutto quello che sia, non ti lascia né il numero di telefono, niente, vai da 100 euro e sta a posto. Dici questo è finito. Invece ci sono alcuni medici che ti dicono: prendi ti lascio il numero di qualsiasi cosa, mi puoi contattare. Sì, viene pagato, cioè si paga la visita, però dopodiché ti segue, ti aiuta e ti fa stare meglio. Comunque vedi il lato umano di una persona, perché non vedi, se no vedi solo il lato professionale. Quello è un lato freddo, quando c'è solo i soldi di mezzo è solo un lato freddo, che sinceramente non porta relazione, ma porta solamente distacco, perché tu pensi solo Non ai importa soldi. niente. Invece, quello Vero. è. E io faccio una piccola cosa: venerdì sera farò una diretta con lo chef, e lì vedrai altre cose, Wow, se ci venerdì sarai. sera? Di sera alle 6 con Ok. Staffo Cravero, che fa parte del Gambero Rosso, che è un appassionato di oli, ci parlerà dell'olio abbinato ai piatti, e anche fa parte di un panel test, quindi è una persona molto preparata, e si parlerà di questo connubio.
che mi fa piacere perché molti chef purtroppo fanno difficoltà a riconoscere il prezioso elisir della vita che esalta il piatto. Purtroppo capita in cucina e nei ristoranti. Quella. Ok, io ti ringrazio Marco. Io ringrazio te per questa opportunità perché ritengo veramente un'ottima opportunità. Quindi ti ringrazio, ringrazio chi è stato con noi, chi avrà il piacere di vedere il video successivamente. Non so se magari posso inserire il numero di telefono, se rimane scritto, non lo so. Se inserisco qui il numero di cellulare. No, te lo inserisco io, no, lì non rimane. Quindi ok, nel video non rimane, okay, okay. Okay. Se vuoi inserire il mio numero di cellulare, puoi tranquillamente inserirlo. Chiunque abbia bisogno di maggiori informazioni, di una consulenza, di una chiacchierata riguardo al settore, appunto al mondo dell'energia, sono apertissimo a valutare chiunque, insomma, qualsiasi cosa. Grazie Marco e ti auguro una buona Grazie giornata. Grazie a te. Grazie, buona giornata a te e a chi ci sta seguendo. Ciao. Grazie, ciao.